Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video comparativo nel quale oggi resteremo completamente in casa Coau per mettere a confronto le due ammiraglie SPC-02 e SPC-03. Si tratta di due action cam che per quanto possano sembrare molto simili tra loro, in realtà differiscono per molteplici funzionalità e caratteristiche. Alcune delle quali, come il display touch della SPC-03, non influiscono sulla qualità delle riprese video, ma esclusivamente sull'esperienza utente, altre invece, come la possibilità di regolare manualmente l'ISO per le riprese in scarse condizioni di luminosità, peculiarità anch'essa appartenente esclusivamente alla SPC-03, hanno invece un impatto concreto sul risultato finale delle registrazioni. Oggi, come sempre del resto, ci soffermeremo esclusivamente su questo tipo di caratteristiche, alle quali aggiungerò anche un breve segmento dedicato alla qualità costruttiva, che in via quantomeno indiretta influisce anch'essa sulla qualità delle riprese video. Detto questo, come sempre, se volete vedere altri contenuti di questo tipo, potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video, in modo che il maggior numero di persone possano vederlo. E poi vi invito anche ad unirvi al gruppo Telegram del canale, così da rimanere aggiornati sulle novità future. Come vi avevo anticipato, possiamo iniziare parlando proprio della qualità costruttiva, che dal mio punto di vista è migliore per la SPC-02, sia per i materiali sia per il design, che riesce a proteggere in modo migliore l'obiettivo. Di converso però, la SPC-03 sul fondo possiede il foro filettato che consente di utilizzarla in combinazione con un cavalletto senza dover aggiungere alcun tipo di adattatore. Detto questo, è arrivato il momento di entrare nel vivo di questa comparazione, valutando la qualità dell'audio che riescono a catturare i due microfoni supportati da entrambe queste action cam, quello integrato e quello esterno. E allora, breve test audio del microfono integrato della Coau SPC-02 e della Coau SPC-03, che sto registrando in mezzo al bosco in 4K a 30 fotogrammi al secondo con stabilizzazione elettronica dell'immagine attiva. E come potete sentire, c'è assolutamente silenzio. E quindi questo è l'audio che riesce a catturare il microfono integrato nella Coau SPC-02 e nella Coau SPC-03, parlando da davanti alla telecamera in queste condizioni ambientali. E allora, breve test audio del microfono integrato della Coau SPC-02 e della Coau SPC-03. Test che sto registrando per entrambe le fotocamere in 4K a 30 fotogrammi al secondo con stabilizzazione elettronica dell'immagine attiva. E come potete probabilmente sia sentire che vedere, c'è anche un pochino di vento e quindi potremo valutare anche come questo fattore influisce sulla qualità dell'audio catturato per l'appunto dal microfono integrato di queste due action cam. E allora, secondo test audio di questa comparativa tra la Coau SPC-02 e la Coau SPC-03, test che sto registrando ancora una volta nel bosco in 4K a 30 fotogrammi al secondo con stabilizzazione elettronica dell'immagine attiva e usando il microfono esterno che, come vedete, ho collegato qui e qui al bavero della giacca. Microfono esterno che, vi ricordo ancora, per la Coau SPC-02 è supportato utilizzando la porta audio jack da 2,5 mm, mentre per la Coau SPC-03 si collega alla porta micro USB. E quindi questo è l'audio che riescono a catturare i microfoni esterni della Coau SPC-02 e della Coau SPC-03, registrando in queste condizioni ambientali. Come avete sentito, l'audio catturato dal microfono interno è migliore per la SPC-03 rispetto alla SPC-02, che però si comporta meglio in presenza di vento. Mentre per quanto riguarda il microfono esterno, direi che entrambe le action cam riescono ad ottenere dei buoni risultati, con una leggera prevalenza però, dal mio punto di vista, sotto questo aspetto per la SPC-02. Un'altra caratteristica importante di qualunque action cam è la possibilità di eliminare l'effetto ad occhio di pesce, che è tipico degli obiettivi grandangolari e come conseguenza comporta che le riprese ai bordi assumano il caratteristico effetto tondeggiante, per cui ora vediamo in che modo queste due action cam gestiscono questa funzionalità. Test video che sto registrando in mezzo agli alberi nel bosco in 4K a 30 fotogrammi al secondo per valutare come lavora la correzione per la distorsione della lente nella Coau SPC-02 e nella Coau SPC-03.
correzione per la distorsione della lente, che come sappiamo per entrambe le action cam è alternativa alla stabilizzazione elettronica dell'immagine, per cui attivando una escludiamo automaticamente l'altra. E quindi in questo momento ho entrambe le telecamere sul gimbal. Come sicuramente avrete visto anche voi, anche da questo punto di vista più o meno le due telecamerine si equivalgono, riuscendo ad eliminare molto bene l'effetto fisheye. Anche se attivando questa funzione, la SPC03 perde un pochino di nitidezza, il che naturalmente fa pendere il piatto della bilancia dalla parte della SPC02. Un'altra caratteristica interessante che consente una maggiore creatività durante le riprese video è la possibilità di modificare l'angolo di visione, caratteristica che però in questo caso appartiene esclusivamente all'SPC02, che consente di scegliere tra tre diverse ampiezze, stretto, medio oppure largo, mentre per l'SPC03 il FOV è fisso. Funzionalità questa, come del resto la correzione per la distorsione della lente, che naturalmente è incompatibile con la stabilizzazione elettronica dell'immagine, il che significa che attivando una qualsiasi di queste tre funzionalità perderemo momentaneamente le altre due. Arrivati a questo punto, direi che è arrivato il momento di analizzare in modo più approfondito sia la qualità delle riprese video che della stabilizzazione elettronica dell'immagine, per cui vi lascio da alcune clip che ho registrato a diverse risoluzioni e in diverse condizioni ambientali. E allora iniziamo questa comparazione video tra la Quahaw SPC02 e la Quahaw SPC03, registrando in 4K a 60 fotogrammi al secondo, e come ormai sappiamo bene, a questa risoluzione la Quahaw SPC02 supporta la stabilizzazione elettronica dell'immagine, cosa che invece la Quahaw SPC03 non fa. E quindi, per avere una comparazione accettabile, ho messo entrambe le action cam sul gimbal. E allora continuiamo questa comparazione tra la Quahaw SPC02 e la Quahaw SPC03, registrando in 4K a 30 fotogrammi al secondo con la stabilizzazione elettronica dell'immagine attiva. Continuiamo questa comparativa video tra la Quahaw SPC02 e la Quahaw SPC03, registrando questa volta in 1080p a 60 fotogrammi al secondo, perché come sapete la Quahaw SPC02 non supporta il 2K, cosa che invece fa la Quahaw SPC03. Ad ogni modo, come vi dicevo, ora sto registrando in Full HD a 60 fotogrammi al secondo con la stabilizzazione elettronica dell'immagine attiva per entrambe le action cam. Ultimo test video di questa comparazione tra la Quahaw SPC02 e la Quahaw SPC03, che sto registrando in 1080p a 30 fotogrammi al secondo con la stabilizzazione elettronica dell'immagine naturalmente accesa. Continuiamo questa comparazione video tra la Quahaw SPC02 e la Quahaw SPC03, registrando sempre in 4K a 30 fotogrammi al secondo con la stabilizzazione elettronica dell'immagine attiva, però rispetto a prima ora inizierò a correre, così possiamo vedere come lavora la stabilizzazione in questa eventualità. Thank you.
adesso, come potete sentire, c'è anche un vento fortissimo, per cui ne approfitto per un altro breve test audio del microfono integrato per vedere come la qualità dell'audio risente di un vento di questa intensità. Per quanto riguarda la qualità delle riprese video, direi che la SPC03 riesce a fare un lavoro migliore per quanto riguarda la gamma dinamica rispetto alla SPC02, che però registra immagini con colori più naturali, più ricchi di dettaglio e con una migliore stabilizzazione elettronica dell'immagine, il che però ovviamente comporta un maggiore ritaglio dell'inquadratura e quindi in definitiva un angolo di visione più limitato. Detto questo, ora vi lascio ad alcune riprese notturne e poi al termine ci ritroveremo ancora qui per le conclusioni. E allora, breve test notturno per questa comparativa tra la Quau SPC03 e la Quau SPC02, che sto registrando, visti i limiti di questi giorni, a pochi metri di distanza da casa mia, in 4K a 30 fotogrammi al secondo. Con bassa luminosità la qualità delle riprese video è scarsa per entrambe le action cam, ma questa è una cosa normale anche per modelli molto più costosi come ad esempio GoPro, per via delle dimensioni del sensore che in queste condizioni non riesce a catturare abbastanza luce. Ma se proprio vogliamo trovare un vincitore anche in questa sezione, direi che le registrazioni dell'SPC03 sono più luminose, con meno rumore di fondo, mentre per quanto riguarda il livello di dettaglio siamo sullo stesso livello per entrambe le telecamerine. Infine concludiamo con alcune fotografie che con molta luce sono più che sufficienti per entrambe le telecamerine, ma la cosa più interessante, almeno dal mio punto di vista, è la possibilità di scattare foto a lunga esposizione, il che permette di ottenere dei risultati più che discreti ed è quindi possibile, volendo, creare anche dei timelapse notturni. Per concludere, come abbiamo visto, entrambe le action cam possiedono alcuni pregi e alcuni difetti. Dal mio punto di vista preferisco ancora la SPC02, che però molto probabilmente è penalizzata da un software di gestione un pochino caotico, che necessita di parecchia pratica per poter essere padroneggiato in modo adeguato, a differenza invece dell'SPC03, che da questo punto di vista è molto più intuitiva. Detto questo, come al solito, per maggiori informazioni trovate tutto quanto qui sotto in descrizione, dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.